sei un felice possessore di una pedaliera Fanatec Club Sport V3? Anche tu hai quel fastidioso cigolio al pedale dell'acceleratore con quell'attrito che non si capisce bene da dove viene? Bene, la soluzione è per te. Come penso molti di voi, ho cercato di lubrificare questo benedetto acceleratore che cigola continuamente e uno si dice: cavolo, io ho speso quasi 400 euro per una pedaliera e cigola. E la Fanatec pensa bene anche di darci il lubrificante, il grasso, quello bello consistente, per poter appunto lubrificare tutte le parti meccaniche, e non si riesce a togliere. Qual è il problema? Bene, grazie a uno youtuber, e qui mi direte, addirittura uno youtuber ti ho dovuto dire, che ha fatto un video perché aveva lo stesso problema mio, un francese, 74MD se non sbaglio, si chiama, che a sua volta un inglese gli ha suggerito dove andare a cercare, perché appunto non si riesce bene a centrare dov'è il problema. Uno pensa subito all'attrito che sia del perno che va a finire dentro il supporto che fa muovere il pedale, poi l'aggancio alla struttura, si pensa alla molla, insomma in modo molto intuitivo, istintivo, uno va a cercare lì perché è la parte più mobile. In realtà quello che cigola e che fa attrito è il perno sul pedale, cioè quello che è inserito in mezzo al pedale dove c'è il potenziometro. Cercherò di mettervi il video o qualche foto per farvi capire bene. Bene ragazzi, basta lubrificare con del lubrificante semplicissimo, una spruzzatina lì e il gioco è fatto, non si sente più cigolare. Oppure anche il grasso che fornisce mamma Fanatec si può utilizzare, funziona benissimo, e addirittura si toglie anche quel fastidioso attrito che si ha a fine corsa o a metà corsa, adesso dipende dai vostri acceleratori. Quindi volevo condividere con voi questo piccolo suggerimento, perché io sono impazzito praticamente un anno, anche i miei amici che venivano a giocare, anche Andrea credo che lui abbia preso la pedaliera, perché comunque mi ha detto: sono innamorato della tua pedaliera. Se avete questo problema, basta lubrificare e centrare, che è il perno sull'acceleratore. Quindi niente ragazzi, se il video vi è piaciuto come al solito lasciatemi un pollice in su, non esitate a commentare, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale, tanto è gratuito, attivate la campanellina, venitemi a seguire anche sulla pagina di simdrivers.eu su Facebook e perché no seguitemi anche su Twitter. Noi ci vediamo al prossimo video, da Fabris è tutto, ciao alla prossima!